partiti free metri con eh, pressing de eh, Bomario da Clodia Pado in prima linea poi imperatore da Clodia quindi Quebec sauro e ramona denzing con eh, pressing de che alla fine si installa al comando nei confronti di Pado quindi Bomario da Clodia imperatore da Clodia Quebec Sauro, Ramona Denzing con Pressing in vantaggio, ritmo moderato, tant'è che Pado è costretto a fermare in scia il leader. A largo di Pado c'è Bomario da Clodia, quindi Imperatore, poi Quebec Sauro con all'esterno Ramona Denzing, Natura sempre... Blanda quella che impone in avanti Pressing de Mores nei confronti di Bomario da Clodia. Terza corsia per Imperatore da Clodia, quindi Pado che viene avvicinato e sopravanzato adesso da Ramona Denzing e poi Quebec Sauro, anche lui che va a superare Pado. Si va verso la piegata conclusiva con Pressing de Mores che accelera, Bomario e Imperatore che rimangono dietro al leader, quindi Ramona Denzing, poi Quebec Sauro più staccato Pado. Confrontamento della curva e ingresso in, addirittura con pressing che si presenta in vantaggio e Bomario che si lancia subito al suo esterno. Poi, più a largo, Imperatore da Clodia. Quindi, che e Ramona Denzing con pressing Demores Mores che si mantiene in vantaggio a 200 dal traguardo nei confronti di Bomario e Imperatore che si lanciano al suo esterno. Con Imperatore che sta prendendo vantaggio a largo nei confronti di pressing e Bomario, Imperatore da Clodia che vince davanti a Pressin de Mores e Bomario da Clodia. 2-4-1 l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda la quinta corsa del pomeriggio, la condizionata per gli anglo-arabi che va al favorito, Imperatore da Clodia, colori del signor Roberto Bonucci, il training della scuderia Clodia, Massimiliano Raduzzi in sella, Salvatore Basile, la quota 1,69.